Incontri, lettere, sollecitazioni. I sindaci dell'Agro sono in prima linea in questi giorni per chiedere interventi di dragaggio dei corsi d'acqua che attraversano il territorio. La stagione delle piogge è alle porte, bisogna intervenire celermente per evitare disagi. Tra i sindaci che stanno alzando la voce anche il primo cittadino di Samarzano sul Sarno, Cosimo Annunziata. Siamo all'ennesimo anno in cui facciamo questi benedette o maledette richieste a un ente o a tanti enti, a volte io dico pure inutili, enti che sono lì solo sulla carta ma che dei problemi veri forse ne conoscono ben poco. Speriamo finalmente che una volta e per sempre venga risolto il problema, perché io ripeto, se non ci saranno gli interventi previsti dal progetto Grande Sarno, ben poco si potrà fare con questi palliativi che si metteranno in campo. Qualche attività era stata avviata, poi c'è stato uno stop per le polemiche con l'ente parco, il blocco dei lavori. Ieri, con un nuovo incontro che c'è stato, sembra che tutto si sia risolto e che a breve finalmente si procederà con lo sfalcio dell'erba e con il dragaggio del fiume. Infatti è proprio questa, è in questo settore che la rabbia poi si fa, arriva all'ennesima potenza. Non è possibile che vi siano tanti enti che hanno tante cose di cui occuparsi, ebbene arriva fuori un ente che dice: io non sono stato invitato al tavolo. Ma finiamola, i problemi veri sono presenti ed è arrivato il momento che qualcuno se ne occupi e se ne preoccupi, altrimenti la cittadinanza e la popolazione sarà l'unica ancora una volta ad averne e a subirne le conseguenze. San Marzano ha subito conseguenze soprattutto per le colture, con tanti allagamenti che ci sono stati negli anni. L'anno scorso erano stati avviati i primi interventi sui canali che attraversano la città. Ora com'è la situazione? Infatti l'anno scorso gli interventi messi in campo hanno mitigato, diciamo, in buona parte quelle che erano le esondazioni croniche. Quest'anno siamo punti a capo, perché se non si continua in un'opera di manutenzione ordinaria continua, e allora la soluzione non è lunga da venire. Si registrano anche sversamenti di rifiuti nonché scarichi inquinanti, anche su questo fronte bisogna fare di più. Infatti io ho scritto e sto continuando a scrivere agli enti preposti, però ancora una volta vedo l'assenza di chi ha il compito, il dovere di verificare questi sversamenti che creano non pochi problemi alla salute pubblica.